il ritorno del teatro dei Fratelli Ferraiolo a Crotone, questa volta nella cornice del lungomare cittadino. Dovevo ritornare, anni addietro sono venuto qui a Crotone nel periodo di agosto, mi sono trovato bene, sono stato bene accolto sia dalla cittadinanza che dai turisti e dalle autorità e sono tornato, visto che volevo prendermi anche 15 giorni di mare bello, dove se non Crotone? Perduto 36 mesi a fare il soldato. Come nasce l'attività dei Fratelli Ferraiolo, in particolare di Adriano Ferraiolo? Dei Fratelli Ferraiolo nasce in questo modo: il nonno, sto parlando un attimino di 140 anni fa, era un attore napoletano, sciolse la compagnia, allora si trovava senza lavoro, vide uno a Napoli che praticamente faceva il burattinaio, però diceva delle sciocchezze, non dava delle commedie, allora gli balenò l'idea di mettersi in società, disse: senti, se tu mi insegni a manovrare i burattini io ti insegno a recitare, anziché fare delle piccole cose in questo teatrino noi facciamo delle commedie teatrali. E quindi lui disse di sì, imparò il nonno a manovrare i burattini, gli dette la mano, dopo un mese si mise da solo, visto poi che poi aveva 9 figli, e cominciò il teatro di burattini e tutte le commedie che lui aveva nel repertorio napoletano. E tra parentesi ci sono anche commedie di autori Scarpetta, Goldoni, Viviani, Muller, tutte quelle commedie lui le ridusse per il teatro di burattini. Il 28 luglio Adriano Ferraiolo ha ricevuto il premio Charlot a Salerno. L'Oscar ambito da tutti i comici e da tutti i grandi attori. Io veramente sono stato orgoglioso nel momento in cui mi dissero: guarda, che la giuria all'unanimità ha deciso di dare quest'anno il premio Charlot ad Adriano Ferraiolo, e questo è di recente, il 28 luglio. Naturalmente sono andato in estasi. L'anno scorso Christian De Sica, 2 anni fa Alessandro Siani, poi Gassman, Franco Nero hanno avuto questo premio, e quest'anno hanno pensato di darlo ad Adriano Ferraiolo, e io raccolgo un premio che devo ringraziare la mia famiglia, quindi è mio perché l'ho preso io il premio Charlot, ed ho conosciuto anche il figlio di Charlie Chaplin che si chiama Eugenio. È stata una serata meravigliosa, perché il 25 abbiamo dato proprio uno spettacolo con Pulcinella e Charlot. Io ho creato un burattino e il 25 abbiamo fatto lo spettacolo e il 28 mi hanno dato il premio. L'eredità di Adriano Ferraiolo nelle mani dei figli. Ecco, io ho parlato del nonno, naturalmente Adriano Ferraiolo nasce nel 1944 e comincia, non appena nato, a seguire papà e mamma che vanno in giro per l'Italia, perché poi appena finita la guerra si ricominciò a girare. A 13 anni mio padre cominciò a farmi recitare, perché le piccole particine si fanno all'età di 8 anni, 9 anni. Poi, siccome stavamo ad Ancona, allora c'era mio fratello che non aveva voce, chiese di fare lo spettacolo io da solo. Ero un po' intimorito, in ultimo mi buttai nel teatrino, feci lo spettacolo, non avevo il coraggio di uscire dal teatrino perché dissi: tante di quelle papere, le voci non si differivano, le papere erano in quantità, avevo paura di uscire. Papà disse: senti, esci che la gente ti aspetta. Io pensavo: ma mi aspetto perché mi voglio menare? Invece no, applaudire, perché ero un bambino in pratica che iniziò la carriera. Adesso mi ritrovo all'età di 74 anni e devo dire ho avuto una bellissima carriera. Attenzione, la vuoi finire? E tu mi sembri un tamburino. Dico, prima di te chi c'era? E vogliamo dire ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo che il signor Adriano Ferraiolo è la voce di Pulcinella. Sì, naturalmente, ma non solo la voce di Pulcinella, tutte le voci. Anzi, senti, se mi prendi un attimo Pulcinella, nonna,
Spesse volte la gente si chiede: ma quante persone sono dentro a parlare? Allora io personalmente riesco a differire fino a 20-22 voci. Poi dicevo anche dei figli, dei nipoti, perché al premio Charlot io ci ho tenuto a far presente a 2000 persone che erano lì presenti ad assistere a questo evento bellissimo, che dopo di me non si pensassero che i Ferraiolo sono finiti, perché ci sono i nipotini di 7 anni, 8 anni, e c'avevo la nipotina lì che aveva 12 anni ed è anche una brava attrice. Questa è Pulcinella, che adesso facciamo salutare anche ai telespettatori. Gigi e Rosso, quando mi hanno fatto la domanda, mi hanno detto: adesso sei un po' anzianotto. Io con Pulcinella gli ho risposto: attenzione che ti spacco un provolone. Arrivederci. A proposito, lei ha ricevuto la cittadinanza onoraria crotonese, però ha partecipato sia alla storica promozione del Crotone in Serie A, ma anche alla salvezza. Noi siamo meridionali. Sì, infatti quando si è salvato il Crotone, che sono un grande tifoso del Crotone, mio figlio quando va a giocare a calcetto ha parecchie maglie del Crotone e qualcuno a Salerno magari storce il naso e lui dice: no, giochiamo con sta maglia perché a me mi piace. Quando sentivamo per radio, ero ad Eboli, sentivamo che praticamente l'Emboli aveva accorciato le distanze, noi non aspettavamo che finisse, appena finita la partita siamo esplosi tutti, io, mio figlio, l'altro figlio e anche Pulcinella, che ha cominciato a dire: ah, ma mi sei, ma che è questo Crotone? Forza Crotone. Sempre Forza Crotone. Arrivederci.